Da martedì 14 fino al 26 ottobre il Teatro Sala a Soli in Vico Lungo Teatro Nuovo ospiterà la rassegna A Soli Giovani, un progetto realizzato in collaborazione con l'assessorato alle politiche giovanili del Comune, che vedrà quattro compagnie under 35 esibirsi in altrettanti spettacoli. La rassegna nasce per avvicinare i giovani, principalmente universitari e studenti delle scuole superiori, alle realtà teatrali presenti sul territorio, create e gestite da loro coetanei. A Soli Giovani nasce da un'esigenza, quella di dare la possibilità delle compagnie teatrali under 35 di avere un palco reale, perché troppo spesso sono visti solo dai genitori, da parenti, ma in realtà loro sono attori professionisti, per questo motivo meritano una possibilità seria. Al centro un principio importante: non deve essere precarizzato. La professionalità e l'impegno di chi nella nostra città, ma in Italia in generale, sceglie di vivere di cultura si può vivere, ed è per questo che grazie alla collaborazione straordinaria con l'associazione A Soli oggi come Comune di Napoli possiamo presentare questa rassegna. Il progetto prevede anche momenti di approfondimento sui temi proposti dagli spettacoli con attori, scrittori e docenti universitari. Abbiamo un primo spettacolo, quello di Avamposto Teatro, sulla pena di morte, che è Condannato a morte The Punk Version, tratto da Ultimo giorno di un condannato a morte di Victor Hugo. Il secondo spettacolo è Gang Bang, tratto dal libro di Palahniuk, quindi il tema è il sesso, perché il tema giovane ed era importante inserirlo in rassegna. Il terzo spettacolo è una commedia, Disturbo, sui disturbi ossessivo-compulsivi, però trattati in modo divertente. Poi Ultimo, che conclude la rassegna, uno spettacolo su temi filosofici, tra vita e morte. Ci auguriamo presto di presentarne subito altri quattro, perché stiamo lavorando affinché questa rassegna possa avere grande successo e raccontare una bella pagina per la cultura della nostra città.